Ciao fragoline. Allora, nuovo video. Questa volta vi voglio far vedere il mio forno a microonde. Sì, perché ho due forni e anche, diciamo, il microonde, che però il microonde fa anche da forno. E se non ci credete, vi faccio leggere cosa c'è scritto qua: forno a microonde. Per cui questo è il manuale e il libretto. Io ancora sto imparando piano piano come si usa, perché giustamente è da ormai 3 mesi che sono qua, ma ogni tanto lo uso, non sempre, perché cioè, può fare da forno, può fare da microonde, però di solito uso di più questo che il forno. Però questo che il forno lo vedete in un prossimo video, una nuova recensione. Adesso vi faccio vedere il mio microonde a forno e vi faccio vedere anche come funziona e i programmi che ci sono nel mio microonde, che come vedete Samsung della marca. Per cui, detto questo, vi faccio vedere il mio microonde a forno. Allora, questo è il mio forno a microonde, praticamente. È il mio microonde, come vedete è bello grande. E questo si può lavare perché si tira via e si lava, è il piatto quello grande. È comodissimo perché se per caso il forno è impegnato che dovete infornare altre cose, basta anche usare questo che fa anche da forno. Ed è molto molto comodo. Comunque io per adesso lo sto utilizzando come microonde. Per cui questo è il mio microonde grande. Adesso vi faccio vedere qua i programmi che sono questi. Allora, qua potete schiacciare e si apre. Si tira su di qua. Vi dico che allora questi, adesso vi dico piano piano i segni, che cosa vuol dire. Questo è touch, per cui potete schiacciare. Comunque è touch, qua accende la luce e qua la spegne per farvi vedere. Comunque, in questa rotellina abbiamo la modalità manuale del microonde, che è questo. Voi basta che girate e vi dice, vi segna la temperatura dei watt, quanto la volete, e i minuti, quanto ovviamente dovete far andare. Di fianco c'è la rotellina dove dovete cambiare, ad esempio qua posso cambiare i minuti. Se voglio cambiare questo, torniamo indietro perché, ok, questo qua, sempre girate la rotellina o tornate indietro e potete mettere voi i watt. Poi schiacciate ok, così almeno avete 600 watt ad esempio, e qua segnate i minuti di quanto volete. Poi prendete start, che è questo segno, se no andate indietro con le frecce. Questo è quello manuale che puoi decidere te tra i 100 e i 900 watt. Può permettere il cibo di essere cotto o riscaldato. Questo è il segno dove potete regolare voi manuale. Invece, dove c'è scritto auto, basta schiacciare, cioè girare la manovella. Qua vi segna praticamente i programmi da utilizzare. Adesso non me li ricordo a memoria, perché ci vuole quello apposta dove vi indica A1, che ne so, è il pollo, A2 è il pane, A3 le lasagne, eccetera, no? Perché ve lo indica, solo che adesso non me li ricordo a memoria, per cui devo stare ora che ci metto tanto a spiegarvelo. Però questo è quello che vi aiuta. Stessa cosa, ad esempio, io ho messo a 1, è di 4 e 40 minuti. Invece questo, se voi girate in giù, vi indica così,
che è 15 minuti. Segno è praticamente la pulizia a vapore, utile per effettuare una pulizia leggera a vapore. In poche parole, vi aiuta a pulire il microonde, per cui come vedete schiacciate ok, ci vogliono 15 minuti e vi pulisce il microonde quando è sporco, e anche per l'odore del microonde vi aiuta molto con questo. Se invece andiamo di qua, come vedete lo spostiamo, ad esempio qui è P1, se girate la manovella potete cambiare. Ah no, questi sono il peso, questo è il peso, vabbè, ma ce ne sono tanti, no? Questo è lo scongelamento automatico. Praticamente il forno offre 5 programmi di scongelamento automatico, che sono 5 programmi, ad esempio come ho fatto vedere prima, è A1, A2, adesso vedi? Cioè come vedete P1, P2 qua cambiano. E se girate sempre la manovellina potete scegliere voi 5, 1, 2. Adesso mi ricordo se l'1 forse per la carne, il 2 per il c'è anche per il pesce, per il pane, eccetera. E poi quando schiacciate ok dovete mettere anche il peso. Ad esempio il peso del pollo è di, che ne so, 9. Schiacciate ok e vi dice 13 e 53 e 52 minuti. Se invece andate qua, girate sempre sotto, questo segno indica il riscaldamento automatico. Anche questo ci sono 9 programmi che vi offre. Come vedete, era ad esempio 1, poi da 25 e invece qua di 2 minuti. Questo è quello che offre e sono 9 programmi. Non mi ricordo anche questo sui 9 programmi di quanto è sia il peso che i minuti che ci vogliono. Invece questo sotto, se andate qua sotto, questo vi segna i minuti che dovete segnare voi, è praticamente per mantenere il cibo caldo, cioè usare questa funzione solo per mantenere caldi i cibi appena cotti. Che questo è molto utile, ma non lo uso praticamente quasi mai. E con la rotellina andate a cambiare, ovviamente, e potete, diciamo, allora se schiacciate questo start, per cui come vedete va, gira. Ovviamente adesso dobbiamo andare indietro, adesso non mi ricordo. Ok, con la freccia. Allora, la freccia vuol dire che si ferma e torna indietro. Questo di 30 secondi, per cui potete mettere voi 30 secondi. Per cui è di 30 secondi di cottura. Poi di fianco, dove vedete praticamente l'orologio, è il tempo di cottura. Dovete scegliere voi, impostare praticamente il tempo di cottura. Poi qui c'è il segno della luce, questo qua è quello per accendere e spegnere la luce, questo per il blocco. Poi c'è il timer che ti aiuta a tenere praticamente sotto controllo durante la cottura il tempo, che è questo. Invece questo qua sotto, che c'è scritto V, è la potenza, livello di potenza e il peso. Praticamente usare per cambiare il livello di potenza e peso, che non l'ho mai usato, sinceramente. Questo è il display, che vedete, touch, e niente. Questi sono i programmi. Dato che non me li ricordo tutti a memoria, ci sono tutti questi programmi. È molto utile. Poi, se non volete lasciarlo così, basta schiacciare e torna così, in poche parole. Questo è il mio forno gigante. Allora, questi sono i programmi per utilizzare il microonde a forno.
Non vi ho detto però che la pulizia a vapore che vi ho fatto vedere, dovete dentro qua dove vi ho fatto vedere il piattino, dovete aggiungere 100 ml di acqua sul fondo del forno e chiudere lo sportello. E ovviamente poi te lo pulisce in 15 minuti, ti leva via l'odore e ti pulisce il microonde. Questo è quello che non vi ho detto, perché poi dopo dovete, quando ha finito di 15 minuti, ovviamente con un panno asciutto, levate via tutta l'acqua che c'era dentro, perché non è che te lo asciuga tutto, e pulite piano piano il forno. Questo è quello che non vi ho detto prima. Invece i programmi che vedete, dove vi avevo fatto vedere prima, quando cambiate, c'è scritto nel manuale qua. Dato che è difficile memorizzarli tutti, per cui devi stare qua a vedere, almeno che lo fai tutti i giorni, c'è scritto ad esempio il codice A1, A2, A3, che è questo. Di fianco c'è scritto quello che dovete, ad esempio questa cottura automatica, le verdure fresche, peso dai 3 ai 6, per cui verdure fresche 3 e 6, vi segna praticamente anche l'istruzione, vi dice come dovete fare e vi segna per posizionare il numero giusto, il peso giusto e i minuti in cui dovete farlo andare. Questo è praticamente la cottura automatico. Stessa cosa con lo scongelamento automatico, che ad esempio è D1, la carne pesa 2,0, che lo vedete qua, e poi vi dice più o meno quanto va. Di fianco c'è i minuti e automatica, quando automatico vi segna poi i minuti quando voi schiacciate. Ovviamente sono con codici diversi, ad esempio la cottura automatica parte dalla A1 fino alla A6, invece lo scongelamento automatico parte dalla D1 fino alla D5. Poi c'è il riscaldamento automatico, che è della R1, come vedete qua, e poi, se non mi sbaglio, adesso non mi ricordo fino a dove arriva, comunque vabbè, c'è scritto ad esempio D4, pane e dolci, e vi segna il peso in cui dovete mettere, per poi automaticamente vi segna i minuti per farlo andare. Stessa cosa con il riscaldamento, ad esempio le bevande, che è 0,5, dov'è? Qua bevanda R1. È difficile, come perché è da 3 mesi, per cui dovete anche capire, per quello che io sto leggendo qua e vi sto facendo vedere il manuale, perché dopo 3 mesi non è che lo faccio tutti i giorni, tantomeno non è che uso tanto il microonde e il forno, di più uso quello sotto che quello sopra, per cui ci vuole tanto da imparare il peso, da vedere ovviamente i codici, quelli giusti da mettere. Di solito quando uso ad esempio la carne, vediamo se qua, ad esempio i porcorn è il codice R6, per cui è 0,1 di peso. Sembra di essere in matematica come una maestra. Vabbè, per farvi capire, questo è il libretto dove dovete, come io, devo piano piano memorizzare tutti questi codici, numeri, eccetera. È molto comodo, molto semplice da utilizzare. Devi solo imparare i codici e le cose. Di solito uso solo per la carne, scongelo di più la carne e basta. Tutte le altre cose, semplice cottura, vai su automatico oppure manuale, segni te i watt, i minuti e via. Comunque più o meno queste cose qua. Io mi sto trovando bene e dato che il prezzo del microonde, forno a microonde, è dentro nella cucina, che vi ho fatto già il video a parte,
non è che vi posso dire il prezzo di quanto l'ho pagata perché è insieme alla cucina, per cui più o meno sapete che costa un bel po'. Non so se riuscite a trovarlo dove vendono gli elettrodomestici della Samsung, perché credo che questi qua li vendono solo quelli che vendono la cucina, se non mi sbaglio. Perché dato che sono professionali, eccetera, non so, anche perché non l'ho mai visto un forno a microonde così. Per cui, dato che la prima volta l'ho visto quando ho comprato la cucina, me l'ha fatto vedere, eccetera, allora ho preso questo. Per cui non vi posso dire prezzi, robe varie. Per cui mi dispiace, però, quando andate a comprare la cucina dalla Lubecreo, potete scegliere questo microonde a forno. Detto questo, spero che il video non abbia durato fin troppo, spero che vi ho detto tutto, vi ho fatto vedere tutto. Se volete sapere come pulisce il microonde al forno, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, che poi nel prossimo video vi farò vedere la pulizia, sia come pulisce da solo, sia la mia pulizia di come pulisco il mio microonde. Per cui, spero che questo video vi sia stato utile. Scrivetemi qui sotto nei commenti se anche voi ce l'avete e se vi state trovando bene. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!